Trasferta andata male per il noto personaggio Chiogiotto, praticamente alla ribalta tutti i giorni per furti di varia natura. Questa mattina Tiziano Salvagno si è recato a Mestre al supermercato Panorama. Quando è arrivato alla cassa voleva pagare solo l'aranciata, dimenticandosi però di presentare le 6 bottiglie e 6 di Campari che aveva scordato di aver messo in custodia nello zaino. Colto in flagrante, è stato processato per direttissima Venezia. Il pubblico ministero Riccardo Palma aveva chiesto 1 anno, pena poi ridotta dal giudice Daniela De Fazio a 6 mesi con il divieto di dimora a Venezia e l'obbligo di firma a Chioggia. Resta un mistero come sia possibile che dopo una sfilza praticamente senza fine di reati tra le denunce per furti nei supermercati, nelle chiese e quant'altro e tutti i danneggiamenti fatti, questo soggetto sia ancora libero di creare danni. Un mistero che si abbina con quello di Marco Penzo, giovane energumeno, che da mesi, pur essendo in regime di osservazione speciale, continua imperterrito a terrorizzare i residenti di Rivavena. Settimane fa un nostro concittadino che dopo alcuni sbagli di gioventù da anni lavora e si è messo sulla retta via, ci ha confidato: avevo rubato un po' di frutta a un negozio, mi hanno subito condannato, messo in galera per qualche giorno e poi per mesi ai domiciliari, perché a questi soggetti è concesso tutto. Che aveva scordato di aver messo in custodia nello zaino. Colto in flagrante, è stato processato per direttissima Venezia. Il pubblico ministero Riccardo Palma aveva chiesto 1 anno, pena poi ridotta dal giudice Daniela De Fazio a 6 mesi con il divieto di dimora a Venezia e l'obbligo di firma a Chioggia. Resta un mistero come sia possibile che dopo una sfilza praticamente senza fine di reati tra le denunce.